Ben ritrovati amici di InfoCilento, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Detto Tra Noi. In realtà questa settimana doppio Doppia, sì. appuntamento di Detto Tra Noi. Allora, oggi abbiamo con noi un ospite davvero, insomma, un ospite importante, devo Importante, dire, importante importante. tra le vocalità più apprezzate, stimate, insomma, della musica partenopea, ma non solo. Ecco, avremo il piacere di parlare con chi? Antonella, a te l'onore di Sì, presentarlo. lui è pianista, autore, voce solista dell'orchestra italiana, quella di Renzo Arbore. È napoletano, si definisce anche Pucciniano Doc. Magari cercheremo di capire qualcosa in più. Diamo il benvenuto al maestro Gianni Conte. Benvenuto, maestro. Benvenuto e grazie. Ci sei? Ciao Eccolo, eccolo, a sì. tutti, ciao. Sì, Allora, dicevamo Pucciniano Doc, come mai questa specificazione sui social? grazie. Sì, intanto che hai fatto una presentazione importante fino a un certo punto, No, 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 no. diciamo non abbastanza. Per quanto riguarda Puccini, cioè, è una scoperta relativamente recente, perché parlo di 25 anni fa. Ma io che ho sempre fatto un po' di musica, sempre attento a tutte le poi dopo e altre cose. Del melodramma non era stato un giorno una cassetta della Turandot con Cantarelli e Pavarotti. La Turandot è l'ultima. L'Inzia è un mondo. Io ho detto, ma come da scrivere una musica di questo tipo? Da quello che mi sono interessato, lei che canta ancora continua a scoprire più che musica. Io credo che mi bene. Delle cose vicine a me, per questo. Ecco, Quindi ecco, una cosa esattamente. ma noi siamo qui oggi per parlare anche di una rassegna bellissima e importante che sta per partire in due luoghi meravigliosi della nostra terra, che sono il Parco Archeologico di Pestum e di Velia, perché il prossimo 22 luglio comincerà questa rassegna che si chiama proprio Musica e Parole, e la nuova orchestra italiana avrà l'onore di dare il via a questa manifestazione, quindi con un concerto nel Parco Archeologico di Pestum, ben 2 ore di concerto, finalmente direi, perché c'è tanto bisogno di ritornare a condividere arte, musica, bellezza, quindi di ritrovarci per cose bellissime di questo tipo. Che cosa dobbiamo aspettarci quindi da questo concerto, da questa serata, il prossimo 22 luglio? Beh, innanzitutto saremo emozionati che proprio inauguriamo una importantissima e non un concerto splendido. Da napoletani, quasi tutti i cantanti, sentiamo molto questa cosa. Ci aspettiamo, veniamo sulla storia che abbiamo detto prima, quindi sicuramente tanta italiana, della canzone napoletana, in questo modo, e con qualche insomma, e quindi il senso è questo. Poi perfetto, proprio musica e parole, perché noi con la nostra musica, con le nostre parole, il nostro è sempre come l'altro, abbiamo scritto queste canzoni, ma i testi di questi grandi poeti napoletani che hanno scritto la Paura, De Magro Auto, grandi musicisti, e noi riscontriamo con la nostra musica appunto la nostra cultura classica, perché classica è un termine un po' così, tra virgolette, perché la cultura napoletana è una cosa che non è mai mai. E È poi vero, è vero. dicevamo, insomma, una rassegna importante perché ci faceva piacere ricordare un po' anche gli altri appuntamenti. Il 5 agosto ci sarà Vinicio Capossela, il 13 Malika Ayane, il 20 agosto Rafael Gualazzi e Simona Molinari, e invece poi per quanto riguarda Velia, il 23 luglio Roberto Vecchioni, il 30 Paolo Belli,
Poi ci sarà il 7 agosto con l'Impossible Tour di Gegè Telesforo, giusto? Te lo ricordi tu? Giusto? Anche se Sì, sì, eravamo sì, sì. piccoline, però insomma lo Lo ricordiamo. E ricordiamo. il 12 agosto poi sarà la volta di Danilo Rea e Luciano Biondini, quindi insomma un Devo programma dire una ferma. Eh importante, sì, importante. davvero, appuntamenti sicuramente da non perdere. Ecco, dicevamo allora, lei è la voce solista dell'orchestra italiana del mitico Renzo Arbore, che devo dire, 30 anni e più di musica napoletana che accompagna tutti noi, ma nel mondo, perché poi la musica napoletana è molto seguita non solo in Italia e il napoletano, ma ovviamente in tutto il Sì. mondo. Ecco, secondo lei il successo, la chiave del successo dell'orchestra italiana, qual è e che riscontro c'è con il pubblico, magari rispetto a qualche anno fa? Adesso l'approccio com'è? Bah, innanzitutto vorrei fare una precisazione. Io tengo a dire che da un po' di tempo sono la voce solista di Noi, l'acronimo Noi, la nuova Noi. orchestra italiana. Sì, L'orchestra, sì. sì, che è quella che si esibirà presto. L'orchestra italiana che prendeva la sua storia, quindi sono comunque anche le cose da portare avanti, Sì. quindi ci tengo a dire. Detto ciò, Giusto. beh, il successo è dovuto a una serie di fattori, all'idea che ha avuto il nostro capo a sette reale, cioè, la canzone la stessa, che già di per sé ha una grande forza di impatto. Poi noi diciamo sono tantissimi, qualsiasi parte del mondo, addirittura in Cina si ballava sulle sue poltrone, pensa un po', quindi penso che la chiave sia quella che è un insieme di cose, ma le Sì. cose serie sono queste. Ecco, lei è entrata a far parte di quella che ora è la nuova orchestra italiana nel 1996, però noi eravamo un po' curiose di capire quella che era stata la sua carriera già anche prima, perché lei è iniziato con la musica negli anni precedenti e in particolare ci faceva piacere ricordare, credo, una cosa bellissima della sua carriera quando nel 1993 è andato a Sanremo insieme al mitico Roberto Murolo. Eccoci, ci regala un ricordo di quell'esperienza. Mamma mia, un'emozione tripla, perché parliamo di Roberto. Sì. Io in quel periodo ero proprio una aperta Giardini in un programma e si fermò proprio che saremmo per una settimana. Pochi giorni prima, essendo amico di uno del Temporale, mi fu chiamato un po' giovane perché proprio Roberto volle sono tre amici musicisti, tra cui l'autore Faiello, che era con lui. E quindi io riuscirò a cantare quella settimana l'impegno con Sai. È stata un stato di composto straordinario. È stata una settimana Beh. conservo nel mio cuore per sempre. Non facciamo Ricordi, fatica a no, crederlo. infatti, ricordi sicuramente, E no insomma, io. indelebili. Ricordi indelebili. Ecco, lei artista a 360 gradi, non solo, insomma, cantante, pianista, ma soprattutto ha scritto anche per grandi, insomma, artisti come Peppino Di Capri e anche altri. Tra gli altri ricordiamo lui, ma Nino Frassica anche ha Come no? partecipato a dei programmi. Quindi voglio dire davvero artista a 360 gradi. E poi nel 2020 ha Grazie. anche composto una canzone, insomma, in periodo ovviamente del lockdown. Hashtag statta a casa, quindi anche qui ecco ci faceva piacere condividere, anche se è stato un momento che ovviamente vorremmo dimenticare tutti, però forse è stato anche per gli artisti stimolante nello scrivere ecco, cose nuove. Quindi che periodo è stato anche quello per lei? Stato beh, sotto questo aspetto, diciamo appunto positivo, se vogliamo trovare qualcosa di Un positivo, perché c'è sempre lato. qualcosa di positivo. Vorrei ricordare l'attrice Mireia Scavato, la bravissima attrice che lavora con Sì. Vincenzo Salemme, con la quale ho fatto questo videoclip di Hashtag Stata a casa.
e ci siamo divertiti molto. È stato un po' complicato perché un po' da casa, un po' di montaggio, insomma, noi nel settore crediamo con la difficoltà. E per il resto poi penso come tanti, almeno quelli che fanno musica in parte generale, di quantomeno dedicarsi un po' a se stesso e a quello che si fa nel mio caso, di attendere cercando di al meglio la giornata in questo senso, per quanto riguarda. Ecco, certo. Però lo diceva Roberta, finalmente un periodo che speriamo non torni più, e allora maestro, l'appuntamento non può che essere quello del prossimo 22 luglio a Pessum. Torniamo a fare musica dal vivo tutti insieme nei posti belli che abbiamo, quindi davvero grazie per essere stato con noi e per aver parlato con noi di questa cosa così bella e della musica. Grazie davvero. Grazie a voi, ciao. Ciao, alla prossima. Grazie, allora, alla prossima. Ringraziamo ancora il maestro Gianni Conte. Vedi che bello, all'improvviso escono anche i doppi appuntamenti. Sì, esatto. Perché quando arrivano gli ospiti, quelli belli importanti che c'è noi, da passarli, noi siamo pronti. Il detto tra noi sono sempre, non sono mai abbastanza. E allora grazie per essere stati con noi in questo nuovo appuntamento e ovviamente rimanete connessi sui canali di infocilento.it per tutte le altre novità. Alla prossima. Grazie, alla prossima.